figli carissimi, prima di ricevere l'ordine del diaconato, dovete manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Volete essere consacrati al ministero nella Chiesa per mezzo dell'imposizione delle mie mani con il dono dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Volete esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità in aiuto dell'ordine sacerdotale a servizio del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Volete, come dice l'Apostolo, custodire in una coscienza pura il mistero della fede per annunziarla con le parole e le opere secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? Sì, lo voglio. Voi, che siete pronti a vivere nel celibato, volete, in segno della vostra totale dedizione a Cristo Signore, custodire per sempre questo impegno per il Regno dei Cieli, a servizio di Dio e degli uomini? Sì, lo voglio. Volete custodire e alimentare nel vostro stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore secondo la vostra condizione, insieme con il popolo di Dio, per la Chiesa e il mondo intero? Sì, lo voglio. Voi che sull'altare sarete messi a contatto con il corpo e sangue di Cristo, volete conformare a Lui tutta la vostra vita? Sì, come tutto io lo voglio. Prometti al Vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti al Vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Onnipotente, perché conceda la sua benedizione a questi suoi figli, che ha voluto chiamare all'ordine del diaconato. Signore, vieni.
Thank you.
ascoltaci, Signore. Ascolta, oh Padre, la nostra comune preghiera, accompagna con il tuo paterno aiuto la nostra azione sacerdotale e santifica con la tua benedizione questi tuoi figli, che noi confidiamo di poterti offrire per l'esercizio del sacro ministero nella Chiesa, per Cristo nostro Signore. Dio onnipotente, sorgente di ogni grazia, dispensatore di ogni ordine e ministero, assistici con il tuo aiuto. Tu vivi in eterno e tutto disponi e rinnovi con la tua provvidenza di Padre. Per mezzo del Verbo tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore, tua potenza e sapienza compi nel tempo l'eterno disegno del tuo amore. Per opera dello Spirito Santo, tu hai formato la Chiesa corpo del Cristo, varia e molteplice nei suoi carismi, articolata e compatta nelle sue membra. Così hai disposto che mediante i tre gradi del ministero da te istituito, cresca e si edifichi il nuovo Tempio, come in antico scegliesti i figli di Levi, a servizio del tabernacolo santo. Agli inizi della tua Chiesa, gli apostoli del tuo Figlio, guidati dallo Spirito Santo, scelsero 7 uomini stimati dal popolo come collaboratori nel ministero. Con la preghiera e con l'imposizione delle mani, affidarono loro il servizio della carità per potersi dedicare pienamente all'orazione e all'annuncio della parola. Ora, oh Padre, ascolta la nostra preghiera, guarda con bontà questi tuoi figli che noi consacriamo come diaconi perché servono al tuo altare nella Santa Chiesa. Ti supplichiamo, oh Signore, effondi in loro lo Spirito Santo che li fortifichi con i 7 doni della tua grazia
perché compiano fedelmente l'opera del ministero. Siano pieni di ogni virtù, sinceri nella carità, premurosi verso i poveri e i deboli, umili nel loro servizio, retti e puri di cuore, vigilanti e fedeli nello spirito. L'esempio della loro vita generosa e casta sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori del tuo popolo santo. Sostenuti dalla coscienza del bene compiuto, forti e perseveranti nella fede, siano immagine del tuo Figlio, che non venne per essere servito, ma per servire, e giungano con lui alla gloria del tuo regno. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei divenuto l'annunciatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei divenuto l'annunciatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. La pace sia con te. La pace sia con te.